Storytime, Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruopolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi vi porteremo alla scoperta di un'attività che si occupa di rilievi 3D con drone e lo faremo con ben due ospiti che ci hanno raggiunto qui nei nostri studi. Prima di presentarveli, vi invito però come sempre a seguirci su tutti i nostri canali social. Nel dettaglio trovate Storytime su Facebook, Instagram, YouTube, ma anche su LinkedIn. Quindi se vi va, seguiteci un po' ovunque in modo tale da restare connessi con tutti i nostri contenuti. Detto ciò, vado subito a dare il benvenuto agli ospiti di quest'oggi. Sto parlando di Federico Risi e di Alessandro Monti. Ciao ragazzi, bentrovati. Buongiorno. Ciao Gianluca. Buongiorno a voi, come state? Tutto ok? Bene, grazie. Benissimo. Allora, ci fa una bella presentazione di questa attività dal nome Sky Crab, uno dei suoi soci fondatori. Sono qui presenti entrambi, quindi iniziamo da Federico. Prego Federico. Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Allora, Sky Crab, io e Alessandro facciamo parte di questa società, siamo soci di questa società che si occupa di formazione e servizi nell'ambito droni. Come potete vedere, soprattutto dai droni che abbiamo qui posizionati direttamente su questo tavolo, noi ci occupiamo di fare rilievi 3D con drone, quindi scattare tantissime fotografie con questi mezzi, ricreare in 3D edifici, strade, ponti, tutto quello che riguarda ovviamente l'ambito architettonico e ingegneristico, e poi ci occupiamo di tutto quello che riguarda la formazione in ambito droni, quindi dalla possibilità di ottenere attestati, quindi di prendere patentini per poter utilizzare questi mezzi, fino a tutti i corsi di formazione per imparare ad utilizzare i software che permettono di fare modelli 3D altamente precisi e accurati con queste strumentazioni. Allora, i droni Gianluca in questi ultimi anni hanno rivoluzionato completamente il mondo dei rilievi 3D. Soprattutto negli ultimi 5-6 anni, no? Soprattutto negli ultimi 5-6 anni noi lavoriamo in questo ambito oramai da una decina d'anni, ci siamo conosciuti casualmente io, Alessandro e Carlo, che è il terzo socio che è il terzo socio di Sky Crab. Ci siamo conosciuti casualmente, abbiamo tre formazioni completamente differenti. Abbiamo un punto in comune in questo momento, che è il drone. Perché? Perché io derivo dall'ambito architettonico. Alessandro poi vi parlerà di lui, ovviamente deriva dall'ambito ambientale. Carlo è un ex pilota, un pilota di aerei, quindi abbiamo trovato un punto in comune nei droni e ci ha permesso di ovviamente conoscerci casualmente. Abbiamo trovato affinità ovviamente anche umane che ci hanno permesso di sviluppare un SRL che ormai da 10 anni vive completamente di droni, quindi noi voliamo e viviamo completamente di questi mezzi. Complimenti. Dai, Alessandro, presentati anche te con le tue rispettive sostanzialmente competenze. Esatto, io sono Alessandro appunto e io, come diceva Federico, derivo dall'ambito ambientale e ci siamo conosciuti appunto diversi ormai anni fa derivando da settori completamente diversi. Federico quello architettonico, io quello ambientale. Io mi sono approcciato a questo mondo attraverso l'università, che grazie all'università di Copenaghen sono riuscito appunto a interfacciarmi al mondo dei droni. Hanno iniziato a parlarmi di quanto fossero utili nel contesto ambientale e quando ho iniziato ad utilizzarli, ho iniziato a fare fotogrammetria, poi c'è stata appunto l'occasione di conoscerci tutti insieme e di vedere che questo strumento, il drone e la fotogrammetria, il rilievo 3D, potesse essere utile a tutti e tre. E quindi abbiamo capito le potenzialità di questo settore, di questi strumenti, e da lì è nata appunto Sky Crab. Inizialmente ci siamo occupati al 100% di quello che è il servizio, quindi di svolgere proprio questa tipologia di rilievi, e poi col tempo e con l'esperienza è nata appunto proprio anche il settore, diciamo, della nostra azienda che si occupa di formazione, quindi ci occupiamo al 100% proprio di formazione per l'utilizzo dei droni in questo settore e poi di quello che ne consegue, quindi non solo l'acquisizione dei dati, delle immagini, ma anche di tutta la fase di elaborazione, perché ovviamente il grosso è tanto anche quello, ovviamente. Certo. Federico, posso chiederti di quanti droni disponete? Allora, abbiamo una flotta comunque abbastanza ampia, che in questo momento è di circa una decina di droni. Ah, ok. Ma la maggior parte dei droni che utilizziamo fanno parte di una categoria particolare, che è questa, che è una categoria chiamata Enterprise. Perché? Perché è un drone che ci permette di fare rilievi particolarmente accurati.
Quello che noi cerchiamo però di trasferire nei nostri corsi è il fatto che comunque anche con droni molto piccoli, come ad esempio può essere questo, che è un drone, è il drone più famoso del mondo, è stato il più venduto nel mondo, si possono fare ottimi rilievi 3D. Questo perché lo dico? Perché permette a chiunque di poter approcciare l'ambito tecnico e poter iniziare un'attività in questo settore. Anche se oramai la tecnica comunque è una tecnica ormai approvata e utilizzata da tutti, siamo ancora nel momento iniziale dello sviluppo dei droni, perché comunque è da una decina d'anni che si parla di questi mezzi. E tutto inizialmente, se posso aggiungere, c'era sempre scetticismo inizialmente, i nostri primi anni, le prime fiere diffidenza. Anche che abbiamo fatto. Esatto, c'era un po' di diffidenza perché ovviamente la tecnologia, l'innovazione giustamente anche un po' spaventa, se vogliamo. Esatto. E invece negli anni abbiamo visto che da dubbi che c'erano sono diventate certezze, adesso ci contattano perché gli serve questa cosa, questo tipo di rilievo, mentre prima non era così. È un altro, diciamo, mito da sfatare. Ma è proprio il discorso che non servono i droni da 10 kg droni di grandi dimensioni per fare questo genere di cose. Ovviamente ogni suo drone ha un po' la sua applicazione, però anche con questi droni di piccole dimensioni possiamo fare pressoché qualunque cosa. Se Alessandro vi sposta, esatto, utilizzati no come si deve, ovviamente con professionalità, come giusto che sia, ovviamente. Ti chiedevo, Alessandro, vi spostate potenzialmente in tutta Italia? Assolutamente sì, anche fuori dall'Italia, assolutamente, se c'è il bisogno di rilievi anche fuori, facciamo anche fuori. Quindi su quello siamo assolutamente liberi di muoverci, anche perché il bello anche di questo settore è che la strumentazione è molto trasportabile, quindi muoverci in qualunque modo non è un problema, le distanze e quant'altro, non dobbiamo portare dietro troppi strumenti. No, una volta che il drone è un altro strumento, è un computer portatile, più o meno sei operativo. Molto bene, siete presenti su Facebook, Instagram e LinkedIn. Chiedo a Federico, cosa pubblicate all'interno dei vostri social? Ma all'interno dei nostri social ovviamente pubblichiamo i vari percorsi formativi che utilizziamo e che ovviamente andiamo a proporre in ambito formativo, ma principalmente comunque postiamo tutto quello che sono i nostri lavori, perché quello che ci interessa fare è mostrare ovviamente le potenzialità nei vari ambiti. Con Ale, prima di iniziare questo intervento, parlavamo di quanto effettivamente il mondo dei droni ci permetta di scoprire applicazioni tutti i giorni completamente differenti, e questo per noi è un enorme stimolo giornalmente a vedere le potenzialità di questi mezzi, perché si passa da rilievi di terreni di qualsiasi estensione, rilievi di edifici, rilievi di ponti, strade, monumenti, statue, utilizzo di questa tecnica in ambito emergenziale, quindi per poter ovviamente aiutare in ambito emergenziale quando ci sono delle calamità naturali. Davvero, tutto quello che noi fotografiamo può essere ricostruito in 3D, quindi il limite possiamo dire che è un po' la fantasia in questo momento per le ricostruzioni in questo ambito. Perfetto, dunque skycrab.grabourview, giusto? Esatto. È la pagina Instagram, mentre invece tranquillamente su Facebook e LinkedIn skycrab-rilievi 3D con drone. Il recapito telefonico è il 331 13 52 166, l'indirizzo mail info@skycrab.net, giusto? Diamo anche il sito, ovviamente skycrabacademy.net, via Pascoli numero 7 a Bergamo, e dove c'è la sede, giusto ragazzi? Esattamente. Quali step in avanti vi piacerebbe fare già da quest'anno 2023? Ma allora, sicuramente, come ha accennato Federico, le possibilità di applicazioni sono pressoché infinite, ma quello che ci piacerebbe spingere tanto, che stiamo già spingendo ed è già iniziato come progetto, è proprio il discorso di digitalizzare il patrimonio storico italiano, perché siamo in Italia, quindi di patrimonio ne abbiamo, e digitalizzarlo è sicuramente una cosa di interesse per tutti, sia a scopo promozionale, a scopo di archivio storico e a scopo anche tecnico, perché ovviamente grazie a questa tipologia di rilievi poi è tutto misurabile, analizzabile, quindi ci sono tantissime applicazioni che si possono fare su quello che otteniamo. E il patrimonio storico italiano ovviamente è vastissimo, quindi c'è tanto lavoro da fare, esatto. E in parte abbiamo già iniziato, soprattutto ovviamente sulla nostra città. Molto bene, partendo da Bergamo, giusto? Esatto. Partendo da Bergamo. Prego. Aggiungo una cosa, Gianluca, in merito a quello che dice Alessandro, è che
È vero, noi ci occupiamo di e vorremmo portare avanti questo progetto che già stiamo facendo, ma chiunque in questo momento potrebbe contribuire. Perché? Perché noi abbiamo un servizio che il nostro obiettivo da qui ai prossimi anni sarà quello ovviamente di portare avanti questo servizio, ovvero un Tu voli, noi lavoriamo, dove chiunque può imparare a fare le fotografie intorno ad edifici, ovviamente monumenti e tutto quello che è il patrimonio artistico, mandare a noi le immagini e procedere noi all'elaborazione dei modelli 3D. Quindi chiunque può un po' rendersi partecipe a questo progetto di sviluppo in ambito digitale del patrimonio artistico culturale italiano e, perché no, mondiale ed europeo. Eventualmente sì, eventualmente sì. Alessandro, chiudiamo con te, ti va di salutare qualcuno, salutarci con un messaggio? Ma, saluto ovviamente tutti chi ci sta ascoltando. Esatto, tutta la vostra community che magari già vi segue su tutti i canali social. Ovviamente Carlo, ovviamente Carlo e Cristina, Carlo, e Laura. Cristina e Laura, tutti i nostri colleghi e soci. E niente, per chiunque volesse conoscere, approfondire questi argomenti, i contatti ci sono. Esatto. E siamo disponibili proprio anche solo per raccontare come funziona questa tecnologia, questa tecnica di rilievo. Molto bene, ricordo che siamo andati alla scoperta di questa meravigliosa attività Sky Crab rilievi 3D con drone. Ce l'hanno raccontata i qui presenti Alessandro Monti in compagnia di Federico Risi. Ciao ragazzi, un saluto e in bocca al lupo per tutto. Ciao, grazie. Ciao Gianluca, grazie mille a voi, alla prossima. Storytime, Evoluzione Radio.